tutti e benvenuti in questo nuovo video. Scusate un po' per la mia assenza, ma è stato veramente un periodo difficile. Tra una cosa e l'altra, se sentite, sono anche ancora raffreddata. Non sono riuscita a fare video. Però oggi siamo qui per vedere le novità Sbabam che potete trovare in edicola. Allora, io direi di iniziare subito perché questo scatolone è veramente enorme. Allora, le prime che andremo a vedere sono le sirenelle. E sono queste bamboline fantastiche che hanno la parte sotto da sirena. Quindi voi potete intercambiare, diciamo, la parte sotto, cioè potete aggiungere la coda da sirena oppure no. Quindi potete trasformarle in sirene quando volete. Ci sono, io ho questi quattro colori, ma ce ne sono molti di più. Se vedete qua dietro sono teoricamente sette. Carina questa. E... io ho Celtica, che la coda brilla al buio, fantastico. Poi c'è Artica, Atlantica e Ross. Atlantica era quella che ho detto, oh che carina, infatti non è che farla apposta. Quindi io direi di aprire lei, un po' così vi faccio vedere meglio com'è fatta. E lei appunto è celtica. Vediamo cosa c'è scritto dietro. Dal magico mondo che si affaccia sul mar celtico. Il prezzo è di 5,99 € l'uno, più c'è la rivista e il gadget. Mi raccomando, ricordatevi sempre di chiedere la rivista perché magari certe volte ci si dimentica. E il prezzo non è altissimo perché cioè alla fine avete una bambolina, la spazzola e la coda, quindi ci sta. Allora, questa è la bambolina ed è veramente bellissima, ha dei capelli fantastici. Guardate che carina che è. Con questo vestito fatto a petalo, con i petali. Poi c'è la spazzola con una rosa dietro. E infine la coda che è molto morbida in silicone, vedete? Quindi è anche molto facile da inserire. No, questa non profuma. Allora, per infilare la coda dobbiamo togliere il vestitino, che è molto semplice perché ha uno strap, e infilarle, magari anche le scarpe, Gaia, ecco, anche le scarpe, e infilarle la coda. Quindi vedete, è molto molto semplice anche perché la coda è molto morbida. E guardate che carina, è stupenda. Quindi questa è stupenda, io ve la straconsiglio, sia con il vestitino che anche così sotto forma di sirena, la trovo adorabile. E la coda brilla al buio di questa qui, mentre delle altre non credo faccia niente. Ce ne sono due di cui la coda brilla al buio, una è questa qua e l'altra dovrebbe essere... questa. Ok, andiamo avanti con le sorpresine Sbabam che potete trovare in edicola. E qui adesso viene il bello perché abbiamo un sacco di blind bags, come potete vedere. Quindi io prima di aprire tutte queste bellissime blind bags direi di farvi vedere gli slime, quindi i Melmito slime. Sono questi qua, ve li tiro fuori tutti così li vediamo assieme. Ok, allora questi sono i Melmito Slime che ho trovato in questo pacco qui. E hanno confezioni diverse, queste sono più bombate, mentre queste sono piatte. E ognuno ha un effetto diverso. Allora, questo per esempio è effetto glitter, mentre questo è effetto perla. Quindi hanno vari effetti diversi. E hanno profumazioni diverse. Io non vedo l'ora di sentirle tutte. Allora, inizierei da questo, che è alla violetta, effetto glitter, e costa 2,99 € l'uno, quindi ottimo prezzo. Oh mio Dio, ragazzi, è bellissimo. Guardate i glitter. È stupendo. Guardate che bello che è! È bellissimo! Sentiamo il profumo? Sì,
sa decisamente di violetta ed è buonissimo. Oh, è stra rilassante. Ok, vediamo gli altri. Questo comunque è bellissimo. Proverei quello alla fragola. Questo qua, fragola effetto perla, così vediamo i due diversi effetti come sono. Oddio, ma è glitter! Anche questo! Ha le stelline! Che bello! È bellissimo! No, ma sono troppo belli! Sì, e sa di fragola. Guardate che bello che è, oddio, vi faccio vedere la differenza tra i due. Questo è glitter fini, mentre questo ha le stelline, quindi questo è più effetto glitter, questo è effetto perlato, infatti si vede. Poi andiamo avanti, sono stracuriosa di sentire quello allo zucchero filato e quello al cioccolato, quindi io direi di partire con quello allo zucchero filato, che questo è effetto glitter. Wow! Oddio, è fantastico anche questo. Fantastico. Sentiamo il profumo. Sì, oddio, buonissimo. Oh, sa di caramella. Fantastico, mi piace un casino. No, sono troppo belli. Poi con tutti questi glitter, fantastico. Poi proviamo quello all'anice, che è effetto perla. No, beh, cioè, ma quanto sono belli! Hanno comunque tutti i glitter, perché questi hanno quelli a forma di fiore più grandi, mentre quelli effetto glitter hanno quelli piccolini dentro, quelli fini. Guardate che bello! Lascia un po' di brillantini ovunque, però sentiamo un po'. No, è buonissimo! Poi a me l'anice piace un sacco, quindi no, è fantastico. Starei qua tutto il giorno. Poi quello alla mela, oddio, ma sono comunque piena di glitter. Quello alla mela, che è anche effetto perla, bellissimo. Questo ha un po' di glitter sparsi ovunque, quindi bisogna un po' sistemarlo un attimo. Bellissimo anche questo, guardate, è stupendo. Ha i fiorellini argento e azzurri ed è fantastico. Azzurri, argento e dorati ed è stupendo. Sentiamo il profumo. Sì, buonissimo, sa di mela. Adoro questo profumo, mi piace un sacco. E infine quello al cioccolato. Wow. Aspettate che sennò, ok, lo riempio di altri glitter, guardate qua. E questo è effetto glitter. Fantastico, no. Troppo belli, sono un più bello dell'altro. Davvero, sentiamo il profumo. Oh mio Dio, sa di cioccolata! Non ci credo, no, beh, è troppo bello. Fantastico. Allora, il mio preferito tra questi non saprei, perché li adoro tutti, però forse quello allo zucchero filato mi piace un sacco. E ora andiamo alla scoperta di tutte queste blind bags. Guardate, tutte queste blind bags qua, quindi sono di tre tipi: abbiamo gli spinny cricetini, i nuovi softy friends e i grungy. Allora, io direi di iniziare con... Questi mi ricordano un sacco i trolls.
Anche lei mi ricorda un sacco Poppy. Ok, iniziamo con gli spini cricetini. E vediamo un po', cerchiamo di aprirle tutte oggi. Vediamo, facciamo un mega spacchettamento. Quindi troviamo un dancing ring, un spinny pets, un diadema e un mantello morbido. Costano 3,50 euro. Questo non so che cosa serve sinceramente, non ho idea. Questo anello è di un colore stupendo, è un arancione fluo fantastico. E questo è il nostro spinny pet. Quindi si chiama Jumpy. Ed è pelosino, è fantastico! Stupendo, stupendo. Io gli spinni li adoro. Cioè, ve l'avevo già detto quando avevamo aperto gli altri. Stupendo. Poi, apriamo i nuovi Softy Friends. Ci sono quelli che brillano al buio anche, fantastico. Allungali e trova il messaggio segreto. Il costo è qua, l'hanno cancellato. Questo è perché è una riedizione, quindi l'hanno messa meno. Ma sono nuovi però. Non lo so sinceramente, il costo qua l'hanno cancellato. Vediamo se c'è. L'hanno cancellato anche qua. Quindi non so dirvi quanto costano sinceramente, perché non c'è il prezzo. E vediamo. Oddio che carino! È bellissimo! Oddio! Allora, io ho trovato Orsetto ed è teneroso, è bellissimo! Quanto è carino! E io dovrei trovare teoricamente il simbolo segreto, giusto? Allungandolo. E dov'è? Eccolo! Questo è il simbolo segreto teoricamente. Una foglia? Dovrebbe essere questa. Bellino. E infine apriamo i Grungy. Anche qua hanno cancellato il prezzo, quindi io suppongo che siano riedizioni queste. Vediamo un po'. Ma che bellino! È stupendo! Pensavo fosse morbido, invece ha i capelli morbidi. Lui è fatto di plastica dura. E lui è Leo. Bello, 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 bello. E adesso apriamo anche gli altri, perché facciamo un mega spacchettamento oggi e pesco a caso, e quello che troviamo, cioè quello che pesco, apriamo così random di queste tre blind bags. Allora, un altro Softy Friends, vediamo un po'. Ma questo è teneroso. Allora questo è l'orsetto. Ah, questo è Leo. Ok, questo è Leo mentre questo è Orsetto. Carino che è, oh mio Dio, è bellissimo. E anche qui c'è il simbolo segreto, che è una barchetta. Non so se riuscite a vederla. Una barchetta. Poi un altro spinny cricetini. Un po'. Mi troverò stavolta. Oddio che bella! È bellissima! Allora, lei è... Ah, è Fred, è un maschio? Ah. Ops. È Fred, pensavo fosse una femminuccia. Invece no. Vabbè, è Fred. Ed è troppo carino. Mi piace tantissimo. E questo è il suo diadema. Con il cuoricino. Che poi tra l'altro anche gli ademi quindi sono intercambiabili, oltre all'elmetto, così. Ok, poi vediamo un po'.
Un altro Fluffy Pants. Questo è bello grande, chi è? È un coniglietto! E si chiama coniglietto. E vediamo se trovo subito anche qui il suo simbolo. No, di coniglietto non lo trovo. Non l'ho trovato. Oh, un altro grande. Che bello! No, io li adoro questi. Abuelo Ben. Poi, qua ce ne sono ancora. Aiuto. Poi, un altro spin crocettini. È un doppione. È uguale a questo, quello che abbiamo trovato prima, ed è Jumpy. Però mi sono persa il diadema. Ah, eccolo qua. Ah, però è un diadema diverso, guardate. Questo aveva la coroncina, mentre questo ha questa chiara, specie di chiara. Poi, un altro Fluffy Pants. Questo mi fa un po' schifo. È ragnetto. Eccolo qua, questa è il suo simbolo, un'altra barchetta. Un altro Grungy, vediamo un po'. Sa che è un doppione. Ah, no! Oddio! Senza la fascetta. Ah, ma perché lui ha il cappello, in effetti. Sono così strani i capelli. E lui è Pluff. Però come fai a mettergli il cappello? Così, più o meno. Aiuto, ok. Non starà mai in piedi, credo. Poi, un altro Fluffy Pants. Questo è sempre Leo, però in arancione. Quindi sappiamo già il simbolo dov'è, teoricamente qui, ok. Ed è un ghiacciolo. Un altro Spinny Pet. Vediamo un po'. Oddio, che carina. È stupenda. Si chiama Smiley. Che carino questo, oddio, bellissimo. Si chiama Smiley. Eccola qua. Vediamo il suo diadema qual è. Ma eccolo qua. Bellissima, quanto li adoro questi crocettini. Poi un Grungy, fino adesso abbiamo aperto più soft pants. Furia, e questo è quello che c'è anche sulla confezione. Ah, ma anche lui c'era sulla confezione. Bello questo colore, mi piace. Stanno un po' finendo. Un altro Grungy, quindi vediamo un po'. Bello questo mi piace. Mi piacciono i colori che gli hanno abbinato, il nero e questo verde acqua, bello. Questo è Ick, che sembrerebbe più verde in realtà dalla foto. Proprio bello così, mi piace di più. Poi un altro Spinny Crocettini. Ormai siamo agli sgoccioli, che no, è un altro doppione. Ed è sempre Fred. Ok, allora siamo agli sgoccioli, ne ho ancora 4. Sono qua.
Quindi abbiamo prima questo, il Soft Defense. Oh, un altro coniglietto fucsia, oddio che carino. Bellissimo. Questo però non avevo trovato il simbolo. Non so. Poi, quindi me ne è rimasta una per ogni tipo. Quindi apriamo prima lo skin pet. Vediamo un po'. È diverso. Allora, lei o lui è Ginger, credo sia una lei. Eccola qua. Poi l'ultimo soft hand. Oddio, la farfalla, che bella, è bellissima. Vediamo se si chiama proprio farfalla. Sì, farfallina. È bellissima. E infine l'ultimo grungy. Qua non ce ne stanno più. Ecco. L'ultimo grungy. Che è? Oddio, il cuoco. Chomp. Bellissimi i grungy, mi piacciono un sacco. Ok, ecco qua. Oddio che belli che sono. Allora, abbiamo aperto tutte le blind bag e gli spinny sono bellissimi. Cioè, io amavo già quelli normali, questi a forma di criceto sono stupendi. Hanno anche questi del metto intercambiabile, quindi potete cambiarli tra loro. E hanno anche in più questo diadema che potete scambiare con gli altri. I Soft Defense sono altrettanto stupendi, cioè sono strarilassanti e li adoro. E i grungy, beh, è inutile dire che sono bellissimi, mi piacciono tantissimo. Sono troppo carini. Mi piacciono veramente tantissimo. Quindi potete trovare in edicola, oltre a queste tre blind bag, anche le sirenette, e queste invece potete scegliere dalla confezione. Ma non dimentichiamoci degli slime, i Melmito slime, perché sono veramente bellissimi, con tutti questi glitter li fanno impazzire. Quindi ragazzi, questo video finisce qui. Io vi consiglio assolutamente di andare in edicola e cercare questi prodottini perché sono fantastici, io li stra adoro. Fatemi sapere qual è il vostro preferito tra tutti questi e io vi mando un bacio. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e al prossimo video. Ciao!